Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Meletese Catona. Dirige l'incontro il signor Marco Amodeo della sezione di Reggio Calabria, e ha diretto bene, a nostro parere, nel primo tempo. Le formazioni del primo tempo: Meletese, Manti, Meduri, Russo, Laganà, Tripode e Candido, Gurneri, Pansera, Barreca, Caracciolo e Zaccone. A disposizione del mister Domenico Tripodi, Politano, Hassan, Aziz, Labate, Ida, Gurneri, Trapani, Latella e Nucera. Catona, Abruzzese, Luppino, Calabrese, Castello Toscano dei Bernardini, rifatto Pansera, Rappocciolo, Sormanise, Petilli. A disposizione del mister Giuseppe Barillà. Violante, Condello, Cullari, Cambareri, Fontana. Il risultato è a favore del Catona, sta vincendo 2-1. Al 24esimo Rappocciolo, raddoppio di Sormanise al 35esimo e gol di Candido. Para sulla linea di porta Catona, vicinissimo al 3-1. Ha salvato Tripodi. Si è sostituito all'uomo ragno Manti in questa circostanza e col ginocchio ha mandato in calcio d'angolo. Grappolo di uomo in area, sta per partire il cross. Un difensore mette fuori area, insegue Rappocciolo a lungo di Caracciolo, pardon. Il gioco è fermo, vedremo se l'arbitro opterà per la calcio piazzato o il fallo laterale. Buona l'ultima. Capitan Candido mette in movimento Gurnari. Il gioco è fermo, calcio piazzato per la Meritese, che è rientrata in partita dopo il gol di Candido in possesso di palla, finta e doppia finta. Il suo esterno destro verso Caracciolo. Ne è venuto fuori un tiro cross molto insidioso, sul quale si accartoccia però Bruzzese, aveva visto il pallone all'ultimo momento. Questi è Meduri, supera la linea centrale del campo, il suo piattone sinistro in direzione di Zaccone, cerca di liberarsi dal suo diretto avversario, tunnel, si libera anche del secondo, entra in area e poi però vanifica tutto, una bella serpentina, l'ultimo tocco però è tutto da dimenticare. Minuti e 30, attenzione a questo fallo. Non sono d'accordo né i tifosi e le tifose. Non sono d'accordo sulla decisione arbitrale. Zaccone cerca di andarsene, ci mette una pezza Luppino. La rimessa è per le Furie Rosse.
manovra Capitan Candido, limite dell'aria, ancora Candido, va al bombardamento atomico Panzera Salvatore. C'è un urlo che non sappiamo se definire l'urlo di Munch o quello di Tarzan della giungla, forse quello di John Rambo. La Canà nei confronti dell'arbitro. Una miccia catramata a lenta combustione, ma sventola il cartellino il signor Amodeo. Ogni tanto escono fuori John Cena, Big Show, Rey Mysterio, Undertaker, Tiger Man e Batista. Altro che Pulcinella, Lecchino, Brighella, Meneghino, Rosaura, Pantalone, Gianduia, Stenterello, Meopatacca, Rugantino. Ogni tanto arriva una folata di zolfo, nitrato di potassio e carbone vegetale, perché quando si accendono gli animi erano in cinque a chiamare il fuorigioco, meno dell'arbitro che comunque ha fischiato. Molte discussioni, le azioni sono state da una parte e dall'altra. La Melitese per pareggiare, il Catone per triplicare. Rimessa laterale ora per i Blancos. Con tutta calma mister Giuseppe Barillà, Peppe per gli amici. Lancia suggerimenti a destra e a manca. Si gioca su ogni palla. Si porta il pallone oltre la linea laterale. Salvatore Panzera. Stai parlando,
Paolo, calma. Calma di Paolo. Si accendono gli animi anche in tribuna, tanto per cambiare. E ogni tanto vola qualche Sandokan, Rambo 31, Magnum, Mefisto, Trick Track, Castagnole e Mini Ciccioli. Non ci sono molti spettatori oggi per assistere a questo grande confronto. Molti hanno preferito recarsi all'Oreste Granillo per assistere al derby Regina Catanzaro. Qualche altro ha preferito invece il comodo sofà. Comodamente sdraiato sul divano a sbucciare arachidi, fave al forno, pasticche di zucca o a sgranocchiare noccioline e pistacchio. Meduri. Ancora Meduri. Questo lancio in avanti verso Zaccone, limite dell'area, viene affrontato con successo, questa volta da Castello. Non è riuscito a infilarsi nel ponte levatoio lo sgusciante Zaccone. E c'è il rigore. Ammonisciolo pure, ammonizione! Come riesce a rovinare tutto il Catona, dal doppio vantaggio ha sfiorato il 3-0, è stato bravo nella circostanza il centro mediano locale a parare sulla linea bianca. Il missile terra-aria scoccato da un attaccante catonese. E ora mister Tripodi dà le disposizioni su chi debba tirare il calcio di rigore. È Candido. Fischio arbitrale, breve corsa, tiro rete, si era trovato sulla traiettoria il portiere, è riuscito solamente a sfiorare, più che piazzare ha tentato lo sfondamento Candido e ci è riuscito, per sua fortuna è della Meletese. Risultato che torna in parità 2-2 quando sono passati 13 minuti nella ripresa. Non è per caso che la fortuna arrida a Candido. Stava per incunearsi Zaccone, il pallone aveva superato la linea di fondo, arbitro irremovibile nelle sue decisioni. Calcio d'angolo per la Meletese.
c'è qualche fallo di troppo. Il risultato è tornato in parità. Il Catone è passato dal 3-0 possibile al 2-2. Al 24esimo Rappoccio, al 35esimo Sormanise, al 45esimo Candido nel primo tempo. Nel secondo, al 13esimo, ancora Candido su calcio di rigore. Partita maschia vigorosa e dura, ma non cattiva. Falli di gioco, falli tattici che ci possono stare. Si accenna a rialzarsi Luppino, l'infortunato del momento, soccorso dal massaggiatore Reggino che gli sta prestando le cure del caso. Quando sono passati 15 minuti e 40 secondi ancora non c'è il famigerato pit stop in cui di solito nella Formula 1 entrano in scena le Firestone, Bridgestone, Kleber, Dunlop, Michelin, Continental e via discorrendo. Tripodi va al dribbling con successo, Candido, il suo lancio viene intercettato con gli stinchi e i parastinchi. Attenzione, errore grossolano. Beh, stavolta a finire a terra è un giocatore con la casacca rossa e c'è un cartellino giallo. Intanto stanno fioccando i cartellini gialli come la neve a Courmayeur, Madonna di Campiglio, Cortina d'Ampezzo, Salt Lake City. Val di Ser. Diciotto minuti nel secondo tempo, 2-2 tra Melitese e Catona, una bella partita con 4 gol e tantissime occasioni da rete sia da una parte che dall'altra. Zaccone con tutta calma sistema il pallone e tenta di ribaltare il risultato e pareggiare il conto con il suo omologo Sasar Rappocciolo, che ha già segnato e si è portato a quota 11. Parte la ciabattata e fa la barba al palo, shampoo, sapone, frizione, capelli, servizio completo, pure la permanente. C'è un intervento di mister Peppe Barillà che manda in campo Fontana. Esce Toscano. Partita che ritorna in perfetto equilibrio, 2-2. E a questo punto può succedere veramente la qualunque.
in furia alla battaglia come a Little Big Horn e l'assedio di Fort Apache. Un tiro che passa lontano dai pali della porta difesa da Amanti. Intanto è entrato in campo Angelo Idà. Tripodi mette in fallo laterale, si scaldano i cavalli nel corral e c'è anche Tom Booker alias Robert Redford, l'uomo che sussurra ai cavalli. Candito è entrato anche Gurnari con il numero 20, quindi il pit stop si va completando con gli ingressi di Gurnari e Angelo Idà. Due mosse volute anche dal mister Tripodi. Invocavano la concessione del calcio di rigore, il giocatore del Catona non è dello stesso avviso l'arbitro. C'è un bombardamento a tappeto, non si passa. Zaccone cerca di andarsene, Zaccone supera un paio di avversari ma non il terzo, che è l'ultimo a toccare, è stato però Zaccone. Si gioca all'arma bianca sugli opposti fronti con lo spirito d'avventura di Jim Hawkins nell'Isola del Tesoro, oppure di Indiana Jones e di Sandokan e Yanes de Gomera. Una bella partita aperta, leale, sincera, giocata a viso aperto su ogni palla. L'arbitro allunga le mani in tasca. Ma nessun cartellino giallo si materializza nell'arto superiore del direttore di gara. Attenzione, ha sparato il 3-2 con una bella girata di sinistro che ha sfiorato l'incrocio, ha fatto gridare al gol. Purtroppo non ha la dea bendata, non è dalla parte di Zaccone, una rarità, una girata bellissima, spettacolare, fantastica, iperbolica, che ha solo sfiorato l'incrocio dei pali con il portiere praticamente ipnotizzato.
è stato ostacolato in maniera irregolare a parere dell'arbitro. Sul cerchio del centrocampo, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro, il signor Marco Amodeo della sezione di Reggio Calabria, a favore della formazione locale. Sulla linea di battuta Ciccio Candido, capitano delle Furie Rosse, il suo lancio verso Angelo Ida. Dialogo tra Sordi e Muti, ma non sono tifosi né di Alberto Sordi né di Ornella Muti. Fischia a gogò il signor Marco Amodeo di Reggio Calabria, direttore dell'incontro, che ha diretto bene, questa è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità. Zaccone, il lancio non si chiude per Caracciolo, il triangolo, si era scattato anche Angelo Ida. Contropiede, in sottofondo sentite le urla di Valery Lobanowski, alias Demetrio Romeo, meglio conosciuto come Limitri. Attacca in massa la formazione ospite, che non ci sta a pareggiare questa partita. Ce l'aveva in pugno sul 2-0, ha fallito in almeno un paio di circostanze il gol del KO, quello del 3-0. Invita mister Barillà i suoi a tenere la barra dritta, a stare calmi. Attenzione, il tiro è smorzato, si allunga quel tanto da mettere fuori gioco e fuori causa il Cobra che gli si era presentato davanti. Zaccone mette il pallone a terra. Contrattacca la Velitese. Palla in fallo laterale. 29 minuti e 20 secondi nel secondo tempo, sempre 2-2. Doppietta di Ciccio Candido, una sul rigore, un gol sul rigore. E per il Catona hanno segnato Rapposso al 24esimo e Sormanise al 35esimo. Vedi. C'è ora una sostituzione nelle file del Catona. Entra in campo con il numero 16 Cambareri, una vecchia conoscenza dei campi di gioco, uno che dà del tuo al pallone, che ha una lunga milizia, che ha esperienza da vendere.
gioca le ultime chance il mago della panchina Peppe Barilà. Manda forze fresche in campo, parte uno spiovente proprio lui, Cambareri tocca il suo primo pallone, ancora Cambareri, il suo suggerimento per Cullari che non riesce a intercettare. C'era un lancio preziosissimo da parte di Candido sul quale però stavolta non si è trovato pronto Zaccone. Poteva essere il colpo del KO. Cullari. Intervento falloso sul capitano della formazione di casa, Ciccio Candido, e l'arbitro sanziona con un calcio piazzato a favore della formazione di casa. Siamo sul 2-2, accenna a rialzarsi Candido, uno dei migliori, uno dei più grandi. Il suo lancio viene steso, Caracciolo, tutto regolare per l'arbitro. Si trattava di Barreca, esce il portiere al limite dell'area, proprio nel vertice sinistro della mediana. 32 minuti nel secondo tempo, sempre 2-2 al Saverio Spinella di Melito Portosalvo fra Melitese e Catona. La punizione bianca o rossa, questo è il dilemma, essere o non essere, to be or not to be. Ognuno si accaparra il pallone come per dire dieme la donna e garra chi tuscerà. Mamma mia, che sgranamento! Che mangiamento, che sgranocchiamento, non è da lui, ma con la zucca non ha domestichezza, il bomber Zaccone. Un'occasione veramente unica, comunque la tocca, il pallone finirà in fondo al sacco, riesce però a lisciare. È arrivato sbilanciato, ha tirato comunque Cullari o Cullari. Sgranocchiamento colossale da una parte e dall'altra. Beh, il tasso di mangiamento tra virgolette è veramente alle stelle. Veramente un pieno di brividi, emozioni e suspense, l'adrenalina, la stina di mercurio dell'adrenalina si impenna come il Machu Picchu.
le occasioni. A grappoli sia da una parte che dall'altra e finiscono nelle brocche delle nepenthes, le piante carnivore del Madagascar. Intanto l'arbitro va a notificare l'ennesima sostituzione. Entra Roberto Latella ed esce Caracciolo. Sono arrivati già 4 gol senza spogliare la Margherita, segno o non segna, senza consultare la profezia di Nostradamus, il navigatore satellitare, il rabdomante e l'oroscopo. Il gioco è fermo, c'è un giocatore a correre, Valery Lobanovsky, alias Demetrio Romeo. 36-45, sempre 2-2, si alza, si solleva, si rialza capitan Ciccio Candido, uno che almeno ha sfiorato la C2, ma avrebbe potuto con un po', con un pizzico di fortuna arrivare anche oltre. C'è una dichiarazione di guerra ad ogni intervento, ad ogni azione, ma diceva Martin Luther King, per farsi dei nemici non è necessario dichiarare guerra, basta dire quel che si pensa. Non ci sono bolge infernali, ma mischie furibonde ci accendono qua e là, focolari a tutta birra. Sfiora quel tanto il difensore da mettere fuori gioco niente meno 2 o 3 attaccanti che si erano presentati da soli, dalle parti di Manti. 2-2, calcio d'angolo, tutta la Melitese attanagliata respinge il portiere, cross, rete, il Cobra ha colpito di nuovo. Due doppiette, una per parte, accorrono tutti dall'arbitro per protestare. Pretendevano tra virgolette l'annullamento del gol per presunta posizione di offside che non c'era a nostro avviso, veramente non ci sta né in cielo né in terra e le immagini potranno confermarlo. Gol assolutamente irregolare, Catona 3, Melitese 2. Ce l'ha messa tutta
la Meritese dopo il pareggio ha sfiorato in diverse circostanze il gol del 3-2, compresa quella di Zaccone, che solo davanti al portiere non è riuscito a toccare il pallone di un niente per farlo finire alle spalle di Bruzzese. Gol mancato, gol subito, questa è la legge spietata, non scritta, del gioco del calcio. 40esimo e 33 secondi, Meritese 2, Catona 3. Le doppiette di Rappocciolo e Candido, ma quella di Rappocciolo pesa di più perché unita al gol di Sormanise o Sormanise, fanno 3-2. Andiamo a pressare, gridano. Ancora un passaggio di Cambareri, un signore dei campi di gioco, un signor centrocampista. Scopriamo l'acqua calda. Un colpo di testa di Latella, palla in avanti. Si gioca su ogni palla. Un possesso di palla. Gurnari Giuseppe, uno dei due, l'altro è Vincenzo. Subisce fallo non rilevato, la rimessa, quindi la calma olimpica di mister Peppe Barelà, l'esempio dei grandi, l'esempio degli adulti, l'esempio dell'esperienza. I giocatori del Catone, vedendo che il trainer non perdeva le staffe, nonostante tutto stava calmo e tranquillo, e anche i giocatori vedendo il trainer Serafico tranquillo e beato, hanno tratto le conseguenze, hanno copiato, hanno scimmiottato, hanno imitato e sono venuti a capo della partita, che stanno conducendo per 3-2. Mancano 3 minuti alla fine del match più recupero, tutto può ancora succedere. Purtroppo la Meritese nelle ultime 3 partite sta subendo 3 sconfitte. Le cose vanno male, nonostante abbia disputato 3 grosse partite, 3 grossi match. Zaccone, il suo cross. Con le residue forze si proietta in avanti. Un colpo di testa di Latella, che non è nuovo a imprese del genere, per poco non sorprendeva Bruzzese. Bellissimo colpo di testa da parte di Roberto Latella. Questa volta viene pizzicato, tra virgolette, in posizione di offside. Meduri supera il centrocampo.
Gurnari. Va in tackle scivolato e riesce a sventare la minaccia. Gurnari si decide a battere. Palla avanti e pedalare, ma non c'è niente da prendere, finisce oltre la linea di fondo. Anzi, la linea Meduri accelera. Candido il suo lancio, un colpo di testa da parte di Capitan Castello. Subisce fallo. Gli parla con le mani addosso per un fallo a centrocampo. Inseguito dal 17, che si beccherà un bel cartellino giallo, e così è infatti. Si perde ormai il conto dei cartellini gialli, ma non c'è niente da dire contro questo arbitraggio, ha diretto bene, benissimo, questa è la nostra impressione. Non era facile tenere a bada una trentina di furie scatenate da una parte e dall'altra, perché il Catona voleva proseguire la sua striscia positiva per avvicinarsi alla vetta, la Melitese voleva uscire dal tunnel della crisi di risultati ma non di gioco. Attenzione, riesce in qualche maniera Russo questa volta a eludere il possibile intervento di Sasà Rappocciolo, inossidabile. Si è buttato tra virgolette nel tentativo di trarre in inganno l'arbitro, che però non ha abboccato. Con tutta calma Peppe Barilà invoca l'attenzione dell'arbitro. Ci fosse tutte le domeniche un arbitro così, ma cosa avete da dire? Catona 3, Melitese 2, doppietta di Rappocciolo e gol di Sarmanisse, mentre doppietta di Candido per la Melitese. 49,7 secondi, sempre 3-2. Rimessa laterale per la Melitese, ma la palla verrà restituita così è infatti, perché comunque il bon ton, il fair play, il savoir faire regnano sovrani. L'esterno sinistro di Cambareri
provvidenziale intervento di Meduri, uno dei giovani più interessanti dell'intero comparto, che salva Capercavoli. Rappocciolo, ancora una volta, e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Arbitro che ha diretto bene, benissimo. 10 in pagella, questa è la nostra opinione e non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta. La Meritese esce battuta ancora una volta al termine di una bella prestazione come le altre due. Questa è la successione delle reti, 24esimo Rappocciolo, 35esimo Sormanise, 45esimo del primo tempo Candido. Nella ripresa pareggio di Candido al 13esimo sul rigore, terza ed ultima rete, quella che decide il match, è ancora dal Cobra, Salvatore, Sasà, Rappocciolo. Meritese 2 Catona 3, ha diretto Marco Amodeo di Reggio Calabria. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci per qualche minuto per le interviste a bordo campo.